Le donne democratiche a sostegno di Americo Di Benedetto Sindaco per portare freschezza, sorrisi, giovinezza e ovviamente anche professionalità nella lista. La presentazione nel giorno della festa della Repubblica e non a caso nell'anniversario del voto alle donne. Alcune alla prima esperienza di candidatura, altre forti del lavoro nei consigli territoriali, altre amministratrici uscenti della Giunta Cialente. Proprio oggi si celebra l'anniversario dell'ottenimento del voto alle donne insieme alla nascita della Repubblica e noi abbiamo voluto attorniare il nostro candidato sindaco Americo Di Benedetto delle candidate della lista del PD che sono un'effervescenza, una forza, un'energia straordinaria, esperienze che si sono mescolate alla freschezza delle giovani professioniste, l'esperienza di chi ha compiuto nel mandato precedente con Massimo Cialente l'assessore e il vicepresidente del Consiglio, con donne che fanno per la prima volta un'esperienza politica candidandosi. E il PD le donne le elegge, ecco, questo differenzia un po' noi in senso positivo da altri. Io sono senatrice, ci sono altre donne nelle regioni, ci sono donne nei comuni e l'unica eletta è del PD in questo Consiglio Comunale. Non le usiamo noi le donne, noi le valorizziamo e quindi abbiamo voluto dare anche questa bella occasione oggi di visibilità alle nostre candidate assieme al candidato sindaco. Speriamo bene, c'è la novità per la prima volta qui all'Aquila del voto con due preferenze, si possono esprimere due preferenze e deve essere un uomo e una donna, quindi anche questa è un'occasione per promuovere il talento femminile. Per il candidato sindaco Americo Di Benedetto la presenza delle donne nella lista la rende ancora più forte e bella. È stata una bellissima mattinata nella ricorrenza della festa della Repubblica, il PD ha presentato le sue candidate, lo ha fatto con la bellissima intuizione della senatrice Stefania Pezzopane. Apriamo questo coinvolgimento femminile anche a tutte le altre liste, perché ci sono tante altre candidature. Credo che sia un momento importante di coinvolgimento della città, la città delle pari opportunità. Sono convinto che in Consiglio Comunale al prossimo mandato di sindaco ci sarà una grande presenza femminile e credo che sia utile per la città, per me e per il conforto che solo la delicatezza delle donne riesce a portare in qualsiasi tipo di iniziativa, ancor di più se è un'iniziativa amministrativa e politica come quella del governo della città.